Nonostante la linea della nostra rivista può stillare, devi sempre, quando si parla di politica, e noi l'abbiamo ripetuto più volte, che non siamo disinteressati a ciò, ma semplicemente vogliamo dare uno spazio in cui poterci riparare, quindi vivere tranquilli e goderci il bello, siamo oggi in presenza di una scrittrice nella Toscana che si impegna in qualcosa che comunque ci sta a cuore, ovvero la Costituzione, quindi gli ideali, la passione, la tensione morale. E Nella non attacca nessuno in particolare, semplicemente dice che il problema è l'intero sistema con le sue corruzioni, le raccomandazioni, l'ipocrisia. Però noi vediamo il suo libro non come un insieme di dubbi, di lotte senza speranza, di male, ma lo vediamo proprio come una speranza, anzi, proprio come una possibilità, una conquista. Vi do il benvenuto qui a Spazio Cultura, io sono Nicola Caglione, già molti di voi ci conoscono, mi conoscono, e ormai da un po' di tempo, da circa 2 anni, facciamo, si può dire, 3-4 incontri alla settimana. Questo per me è un piacere perché dimostra che comunque questa formula, incontriamo gli autori, funziona, ma non solo, facciamo anche poesia, facciamo teatro, facciamo anche mostre. Che avrà una forma di dialogo, tanto è vero che incontriamo gli autori, non è una classica presentazione, in cui c'è uno che sa tutto oppure sa tutte le altre cose, ma è un dialogo che comincerà con Giovanni, con il professore Superiore Marino, con Nella, e poi possiamo anche noi, ovviamente lo sa benissimo il nostro amico, possiamo anche noi poi dire qualcosa per arricchire il dibattito e contribuire, diciamo, ovviamente a questo che sarà sicuramente un percorso che ci accomuna tutti, perché comunque parla anche di noi.
abbiamo capito nella Alcione, però cosa diciamo non si rivede, cioè, c'è qualcosa che è diverso, almeno una cosa. Non credo che ci sia qualcosa di diverso, perché è proprio l'immagine che si riflette e sono le esperienze della vita di meglio sociale che chiaramente si riflettono appunto su Alan, c'è assolutamente tutto su Alan, non credo che ci sia una differenza. Per quanto riguarda il mio città, pensa che ci sia ancora tanto da fare, che qualcosa possa cambiare a breve? Io non credo che cambi qualcosa a breve, anche perché vedo di più il pericolo che oggi la donna viene più utilizzata come oggetto piuttosto che come persona. E noi, io e tante altre donne, abbiamo lottato per la modifica dell'articolo 51, che aveva un senso completamente diverso rispetto all'uso che oggi si fa delle donne, no? Perché non è la questione, prendi una donna e la metti là e allora hai fatto le pari opportunità, assolutamente no. Allora, io penso che a governare in tutti i campi devono essere uomini e donne che hanno le capacità e che vadano scelte in base alle competenze, alle capacità, alla correttezza, soprattutto diciamo che devono essere moralmente ineccepibili. E queste sono le pari opportunità, non esiste altro modo. Io metto sei donne e sei uomini. Però sei donne sui uomini che non sono per attirare consenso, è la politica, è vero che deve attirare consenso, ma non deve attirare. Vuole politiche, vuole dire io faccio delle politiche e dico alla gente, il mio progetto politico è questo, voglio realizzare questo e io non posso avere condivido questo progetto, no? Che sia fatto da uomini o da donne, però nelle scelte uomini e donne ci deve essere quella, la meritocrazia, il giusto equilibrio, voglio dire, no? Perché poi non è detto che devono essere 50% le donne. Certo, no, ma cioè, ci sono più donne capaci degli uomini, allora ci andranno più donne, voglio dire, questo è il mio concetto. Semmai lo accetteranno. È il mio concetto di fare un po' tutto questo, voglio dire. Invece il 24 settembre 2011, perché ti quella questa data? Ho organizzato insieme alle altre donne, abbiamo organizzato un treno dal nord e dal sud per andare a circondare il Parlamento per difendere la Costituzione. Per dire a tutti che nessuno la deve toccare, soprattutto la prima parte che riguarda i diritti dei cittadini, no? E siccome allora si parlava della modifica dell'articolo 1, allora noi donne abbiamo preso questa decisione e devo dire che è stata un'esperienza bellissima. Bellissima, anche se in un certo senso all'inizio tutti ci hanno voluto ignorare, no? Però poi ci ha ricevuto il Presidente della Repubblica e dopo l'incontro praticamente ci ha dato l'incarico di fare un progetto per la nostra istituzione e abbiamo avuto un po' di questo incontro e da lì c'è stata una copertura totale di tutta la stampa. Per cui questo perché è successo? Perché la politica ci aveva quasi ignorato come dire, tutta la stampa, no? ci aveva completamente ignorati, però di fronte a quell'avvenimento, quell'incontro, hanno dovuto come dire, abbassare la testa e darci spazio. Dopo questo incontro abbiamo fatto questo progetto che io dicevo e dopo il Presidente della Repubblica l'ha voluto premiare come una bella. Sì, la dobbiamo ringraziare anche lei, perché per noi è una cosa molto bella. Peccato che poi nessuno ha voluto aiutarci a realizzare questo progetto, non ci hanno voluto, non l'hanno voluto finanziare. Cioè praticamente è rimasto un lavoro così, che invece sarebbe stato veramente importante.
importante continuare tutto perché volevamo noi entrare nelle scuole, cercare delle scuole per farlo conoscere ai giovani. Noi andremo questo video alle scuole? Sì, così, lo faremo. Se vuole dire qualcosa alle scuole, io penso che è importante che la scuola metta al centro, diciamo, dell'insegnamento la Costituzione italiana. Come dire, perché i ragazzi, abbiamo notato che molti giovani non sanno neanche cos'è la Costituzione. Allora, se tu non la conosci non la puoi difendere. Certo. E quindi questo è più facile andare contro quando non si conosce qualcosa. Esatto, no, quindi le scuole dovrebbero assolutamente attivarsi per, come dire, per fare appunto però anche per i progetti sono la quindi la politica non ci ha voluto fare. Possiamo dire però comunque che quella famosa rivoluzione culturale di cui si è parlato tanto oggi potrebbe avvenire tramite lo studio della Costituzione, delle scuole, sensibilizzare i ragazzi, portarli quindi a conoscere la storia del nostro paese. La scuola e insegnare per la loro vita, cioè per capire proprio l'importanza della Costituzione, dei nostri diritti, le nostre libertà, certo, non scriverò in quella carta che stanno cercando di stravolgere, per cui tante persone hanno lottato, c'è tanta ignoranza, vuol dire che l'ignoranza, la mancanza di un'informazione corretta, certo, si tende poi ad andare contro, cioè ci possiamo ritrovare in una qualcosa di diverso di una repubblica, come dire, parlamentare, democratica, no? Certo. Perché se passa il presidenzialismo sarà un'altra cosa, cioè non sarà più quella Costituzione, sarà certo, una cosa diversa, un'altra cosa. Questo è il concetto. Perfetto. Ci dica una cosa in esclusiva soltanto per noi, un regalo, che non ha mai detto prima, in merito al suo libro. In merito al mio libro... O anche merito a se stessa. Cioè no, non lo so. A me sembra di aver detto tutto. Però è stata quell'esperienza bellissima di quegli anni 70, no? È stato bello, allora all'inizio c'era tanto entusiasmo, tanta voglia di cambiare il mondo, però poi questo con le vicende di quegli anni, il terrorismo, tutte queste cose hanno finito per demotivare noi giovani, ecco. E quindi quella forse è stata la prima grande delusione che ho avuto, no? Perché dopo tanto impegno poi ho visto, certo, man mano sgretolare tutto quello che avevamo creduto fosse bello, un esercizio prima, no? Quindi questo è stato forse più negativo, sì, diciamo. Di quegli anni. Negativo di quegli anni. Poi certamente poi c'è il lavoro, l'espansione del lavoro, dire che ti cambia, vedere che entra in un'altra dimensione, dire, rispetto al lavoro di studente. Certo. Va bene. Ok, la ringraziamo.